Va bene. Poi, vi faccio sentire un'altra cosa. Una cosa ho fatto l'anno scorso, che non ci entravo né di rotta. Oh. Che in realtà non ho portato le cose e non faccio né di rotta, perché mi diventava le avrei dovute ristudiare. E che vuole dire riguardare? Te dimmi quando devo finire. 5 minuti. Ok. Le faccio a doppia velocità. E l'anno scorso c'è questo pezzo. Sì, però dai, che ho fatto. No, c'era una cosa che volevo far sentire, era bellina, però vabbè, non importa. L'anno scorso è uscito questo pezzo, magari lo interrompo a metà così vi faccio sentire anche l'altra, che è uscito in tutto il mondo, perché io faccio anche tanta dance, tanto funky house, che è una cosa che stripo, perché c'è una cassa dritta, 2 accordi e te vai e metti in pratica tutti gli esercizi, tutti i trombini che hai trovato, rubi. Poi in realtà hai a che fare con i DJ, per cui loro ottimizzano il suono, ma generalmente non ci capiscono un cazzo, per cui tu quello gli vendi una figata. E questo è un lavoro ganzo. Ganzo. E questa cosa è una cosa che ho fatto, è una cover, stranamente è una cover, non è così eccessiva magari Israel, però anche io mi sono fatto un viaggio, questo disco è uscito da tutto il mondo, non ci ho guadagnato un cazzo, però è stato bellissimo. Per vedere, non c'è il basso, perché non lo chiudo, e c'è una montagna di volume. Però sentite come si sente? L'amplificatore vi sfonda l'orecchio direttamente, anche se ho l'impianto fuori. Quello che dicevo prima, cioè il suono, lo sento benissimo, potrei stare a metà del volume di quello che sto usando. Allora, sì, vi faccio sentire questo. E questa l'ho suonata tutta io, un po' storpina, però insomma, il concetto è questo. No, però è un peccato, niente, no. Posso anche finire qui, dai, così, in maniera decadente. No, perché, No, perché c'era tutta una storia dietro legata alla tecnica. Vabbè, guarda, sì, ve la faccio sentire, che faccio lo splendido. Allora, perché questo è il colpa di Evangelici, perché mi ha fatto notare una roba. Noi con il Di Rotta siamo andati a Sanremo, è andata così.
che era un brano molto pop, apparentemente molto semplice, in realtà tutti gli accordi continuano a cambiare, cambiano e si alterano, e per me era un inferno, perché poi le scrivi questa cosa, poi a un certo punto le devi risolvere, e dato che curare gli arrangiamenti è un lavoro, allora ho dovuto risolvere tutta una serie di problemi in tutto questo cambio infinito di accordi che seguono la voce, che vanno dietro, dove in realtà non potevo mai stare fermo, ma nello stesso tempo neanche rompere troppo le scatole. Un giorno Gianluca, con Luca si parlava e mi faceva notare, no, perché all'inizio c'è questo passaggio dove in realtà c'è questo re minore, e lui mi diceva, cazzo, l'hai risolto, sembra che faccia chissà che cosa, in realtà fai re minore. E ho detto, boh, sai, ho sopperito al problema, perché probabilmente l'accordo si era messo giù, non lo so. Sono andato a rianalizzare l'arrangiamento di Andata Sì, che è un pezzo lento, molto semplice, molto sì funk, ma l'abbiamo fatto diventare noi, perché in realtà la struttura è molto italiana, anche se gira tanto, cambia di continuo, e ogni volta che ripassiamo nella strofa dopo, piuttosto il ritornello dopo, c'è sempre qualche alterazione, qualche cosa che cambia, è molto particolare da studiare, è abbastanza complesso, così mi ha detto Luca, lui è quello che studia. E subito lui mi ha detto, guarda, subito l'inizio, la prima cosa che viene fatta è la dimostrazione, è proprio la scuola James Jamerson, cioè con poche cose, c'è praticamente tutto un pezzo che gira senza dare la sensazione che si muove prima, quinta, ottava, e questo lo so anch'io che cos'è, fino a che ci arrivo. Per cui, e mi ha detto, guarda, è interessante, molto interessante, perché sei riuscito a fare questa cosa, e non è, il pezzo scorre, lavorando molto su quello e poi sugli anticipi, cioè gli anticipi di ottavo, creando un disegno che alla fine uscisse un po' dalla monotonia di questo pezzo, invece cambia, diventava una roba ossessiva. Non c'è la voce, perciò chi non se lo ricorda vedrà un pazzo che suona degli accordi, però va bene così. E proprio la prima parte era quella implicata, che mi ha fatto pensare al lavoro fatto poi su questo brano. Bene. Salve Francesco. Thank you.
questo è tutto sto casino, sono solo ottave. È stato interessante. Va bene, prossimo anno facciamo un'altra parte.